Benvenuti al podcast del Giunco.net, il racconto della giornata martedì 15 marzo 2022. In apertura la cronaca, incendio ieri sera non lontano dalla centrale geotermica Enel Green Power a Travale nel comune di Montiere. Le fiamme hanno interessato un'area boschiva proprio nella zona della centrale. Tempestivo l'intervento di vigili del fuoco e volontari della VAP. Maturità 2022, via libera al nuovo esame che inizierà per gli studenti italiani mercoledì 22 giugno con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno torna anche la seconda prova scritta, specifica per ogni scuola superiore. Alle prove scritte poi si aggiungerà un colloquio con la commissione d'esame che sarà formata da 6 membri interni più il presidente esterno. Emergenza ucraina, è partita oggi il terzo tir di aiuti alimentari, vestiti e medicinali verso le zone colpite dalla guerra e stasera ne partirà un quarto. Insieme ai 3 furgoni che aprirono le iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino, questi 4 tir rappresentano un grande impegno che i grossetani stanno mettendo in questi giorni difficili per tutta l'Europa. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 6.500 su 39.000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 16%. Oggi in provincia di Grosseto si registra un nuovo picco di casi. Sono 525, un numero così alto di nuovi positivi non si registrava dall'inizio del mese di febbraio. E purtroppo nella giornata di oggi si registrano 2 nuove vittime, un uomo di 77 anni e una donna di 90 anni, entrambi ricoverati in ospedale. Restano stabili i ricoveri, a Misericordia ci sono 24 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva. I numeri dei vaccini. In totale in Toscana sono state somministrate 8.748.000 dosi. Di queste 2.215.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra regione sono state utilizzate 32.000 dosi. Per il Giunco.net, Daniele Reali.